Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Video non bellissimo, infatti parleremo di una fuga di dati del colosso che ha creato WhatsApp, ha creato Instagram e ha creato Facebook. È Facebook che vi è stata una fuga di dati dal proprio social. È successo anche a me, pure io sono entrato tra la sfilza di persone che è stata hackerata, diciamo, e infatti non ho sloggato, non loggo più. Cosa è successo? In realtà, di quello che ho capito, l'attacco che c'è stato tempo fa, alcuni parlano pure del 2019, ma si è scoperto solo adesso perché il garante della privacy ha messo come regola che la società deve avvertire di una fuga di dati o di un attacco hacker soltanto dopo 72 ore massimo, ma solo se c'è la certezza che vi sia la possibilità di un danno all'utente. Io quando ho scoperto questa cosa, vi giuro, mi veniva da ridere. Però a quanto pare le cose stanno così. Vi è stata una fuga di dati non gravissima, non come è successo a Home Mobile, non so se vi ricordate, mobile di Home Mobile, ma è successo anche a loro, anche io ero Home Mobile ed ero tra di loro. Diciamo la situazione qua era più grave perché oltre che il numero di telefono, ora vi dico pure quali dati sono stati rubati, è stato rubato in questo caso da OO sia il codice PUC che altri dati tecnici che permettevano quindi a chi li aveva in possesso di fare il cosiddetto SIM swap, poi però l'avevano la verifica a due fattori che si usa per i siti bancari, per l'account Google, quindi era abbastanza grave. Si è risolta, tutto a posto. Facebook sono stati il numero di telefono, la posizione, l'ID di Facebook e in alcuni casi anche la tua posizione di lavoro, dove lavori, come gesti la tua famiglia, cioè se sei sposato, e altri dati personali. Diciamo però nulla di grave, tra virgolette, cioè nessuno può farvi realmente dei danni. Il vero problema sta che, vabbè, se non volevate condividere, giustamente nessuno vuole condividere il proprio numero di telefono pubblico, però meglio di quello che è successo qui. Il brutto è che molti influencer, anche grandi, sono stati colpiti anche loro da questa fuga di dati. Diciamo in Italia sono stati circa 35 milioni, quindi molto probabile siete stati anche voi. E hanno ricevuto dai fan moltissime chiamate spam. Su Telegram io non ho fatto in tempo a farvelo vedere, però vi giuro che ero entrato nel canale. È un canale Telegram dove erano in vendita tutti questi dati. L'ho prontamente segnalato, ve lo volevo far vedere pure a voi così lo segnalavamo in massa, però non ho fatto in tempo. Questa è la situazione odierna di Facebook. Attacco hacker, soprattutto poi in questo periodo molto particolare, però soluzione? Non c'è alcuna soluzione perché ormai i vostri dati sono stati trafugati, ormai sono pubblici,
lo avrei potuti vedere anche io adesso. Il problema è a chi ha già avuto più attacchi hacker. Mi spiego. Aspettate. Ecco qui. Questo è un sito che vi lascerò in descrizione, comunque ecco il link, caso mi dimentico. È un sito dove... Viva la traduzione di Google. Dove puoi inserire la tua email o il numero di telefono e per sapere a quali siti sei loggato e a quali di questi hai avuto una fuga di dati. Infatti, se adesso andrò a inserire il mio numero di telefono, comparirà Facebook e cioè hackerato, quindi il mio numero di telefono è pubblico. È utilissimo perché vi dice pure quali dati sono stati trafugati, come potre dei consigli molto elementari su come risolvere, però ripeto, in descrizione c'è il mio canale Telegram, vi aiuto io se volete. Ecco, andate sul canale, c'è visualizza discussione su telefono, cioè tipo un'iconcina qua, visualizza discussione, mi scrivete qua e io vi rispondo, oppure nei commenti, fate come volete. Oggi il video un pochettino più corto e arrivederci.